La proposta di riforma della legge elettorale presentata dal presidente Marco Marzillo arriva in commissione statuto dopo aver incassato già alcuni no. Una riforma che porta solo la firma di Marzillo stesso e non rientra nel programma di governo, ha specificato lui. I partiti, dunque, potranno esprimersi liberamente ed emendarla. Ma non tutti sono d'accordo con la riforma. L'Ali Autonomie Locali, ad esempio, ha già detto la sua. Ma anche all'interno della stessa maggioranza, non tutti sembrano gradire come Forza Italia e Lega. La prima che noi riteniamo fondamentale è quella che. Eh, le aree interne non riusciranno ad eleggere, cioè, premia soprattutto i grandi agglomerati che sono verso, eh, verso il mare. Eh, C'è l'altro grande problema, secondo me, che. Eh... L'aumentare il numero dei candidati, perché dà la possibilità addirittura di presentare oltre il numero dei consiglieri eletti, favorisca esclusivamente il partito che in quel momento diciamo, ha più rappresentatività. Invece io credo che insomma, trattandosi di un'assemblea locale, regionale, non debba tener conto di quella che è diciamo, l'indirizzo nazionale, perché le esigenze sono regionali. Poi un altro aspetto è sicuramente quello eh, del costo. Eh, del, eh, di una campagna elettorale riferita ad un collegio così grande, ecco perché stiamo eh, facendo alcune riflessioni noi riteniamo che la legge elettorale eh, per cui abbiamo votato ultimamente una legge elettorale eh, che intanto è passata l'altra volta in un'animità eh, ha dimostrato la sua validità che ha unica, un unico difetto che al momento in cui è stata scritta eh, non era prevedibile prima era stata fatta col, col, pensando ad un sistema bipol, bipolare quindi bipartitico, oggi eh, la cosa non è più così, quindi andrebbe modificata quella parte. A favore invece sarà Marcozzi che attualmente è nel gruppo misto. Io credo, ho sempre creduto, che il collegio unico sia un vantaggio per gli abruzzesi. Troppe volte ho visto in consiglio regionale consiglieri regionali di fatto portare delle istanze da consigliere comunale in regione. Eh, credo che questo possa aiutare ad avere una visione ampia di un territorio intero, che è la nostra regione, una visione intera di sviluppo per l'intera regione e non solo per Campanili e Orticelli. La riforma prevede il collegio unico, ma anche più candidati nelle liste, tripla preferenza di genere, sistema proporzionale e ingressi in emiciclo anche del candidato presidente che arriva terzo.